Buonasera e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Milano Pavia News. Questa è l'edizione Milano. Vediamo insieme i fatti principali di oggi nel sommario. Sanità lombarda e liste d'attesa interminabili. L'assessore regionale Bertolaso è convinto: entro il 2024 le elimineremo completamente. Parte dell'iniziativa di CGIL, CISL e UIL, salute per tutti, lista d'attesa per nessuno, disponibili i moduli per avere la prestazione sanitaria nei tempi previsti. Agente della Polizia Stradale di Magenta salva la vita ad un uomo dal suicidio, intervistato dalle nostre telecamere ha dichiarato: ho fatto solo il mio dovere. Rapinatore in monopattino svaligia due farmacie in 10 minuti, il doppio blitz tra Viale Serra e Via Pergina a Milano, bottino totale di 270 euro, è ricercato. Milano sogna il grande tennis, scaduto il contratto con la Next Gen, Milano si trova senza eventi tennistici di rilievo, ma in futuro potrebbe cercare gli eventi più importanti. E avete sentito, apriamo il nostro telegiornale con i temi che riguardano la sanità e nello specifico le liste d'attesa, perché l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso stamattina ha dichiarato alla stampa che entro il 2024 il suo obiettivo è quello di eliminarle del tutto. Sentiamo. Le liste d'attesa nella sanità? Eliminate entro il 2024. Parola dell'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso, che, interrogato sul tema, dopo le innumerevoli proteste di sindacati e associazioni di categoria, ha replicato così. Vorremmo avere la bacchetta magica per abolirle tutte all'improvviso nell'arco di 24 ore. Questo è possibile e quindi stiamo lavorando per cercare di ridurle e poi nel corso dell'anno prossimo di eliminarle completamente. Siamo sulla buona strada. Il punto centrale della questione è l'ormai famoso centro di prenotazione unico che, sottolinea Bertolaso, è in rampa di lancio per l'inizio del 2024. Il CUP unico, che dovrebbe incominciare a lavorare a partire dal prossimo mese di gennaio e che garantirà a tutti la possibilità di un accesso a quelle che sono le disponibilità di visite e di analisi, nel corso dell'anno prossimo e quelli due successivi dovrebbe anche dare una mano. Non solo, perché l'assessore regionale al welfare ha sottolineato l'importanza della collaborazione con il governo per l'aumento degli organici. Con il ministro Schillaci e con anche il ministro della ricerca scientifica dell'università stiamo lavorando per riuscire a incrementare quella che è la pianta organica, quindi motivare di più i nostri medici, trovare altro personale infermieristico in altre zone dove viene formato e può essere coinvolto, per cui credo che c'è una strategia complessiva molto chiara, abbiamo una visione, sappiamo dove vogliamo andare, non navighiamo a vista, abbiamo degli obiettivi ben precisi e intendiamo rispettarli. E nel frattempo appunto si attende questa svolta da parte dell'assessore Bertolaso, ci pensano i sindacati CISL, CGIL e UIL a proporre un'alternativa, ovvero dei moduli secondo cui ogni paziente può registrarli e portarli nell'ospedale per ottenere le visite in tempi onesti. Vediamo. Ormai saranno in tanti ad averlo provato sulla propria pelle, chiamate e code al centralino per poi vedersi assegnare la prima disponibilità a distanza di mesi. Stiamo parlando del problema delle liste d'attesa, zavorra del Servizio Sanitario Pubblico Lombardo. Che siano visite urgenti o meno, chi sceglie la sanità pubblica sa ormai a che cosa va incontro. Per chi può pagare il discorso cambia, l'appuntamento salta fuori nel giro di pochi giorni. È da qui che parte la nuova campagna lanciata dai sindacati milanesi di CGIL, CISL e UIL, che a Milano hanno presentato il nuovo modulo precompilato da inviare presso gli URP degli ospedali, gli uffici relazioni con il pubblico per far valere il proprio diritto alla salute e ottenere le visite sanitarie in tempi accettabili. Noi siamo convinti che la salute è un diritto e non può essere trattata come una merce, quindi noi abbiamo provato a dare concretezza, anzi noi vogliamo dare concretezza a questo diritto, quindi a partire da oggi pomeriggio nelle centinaia di nostre sedi sparse sul territorio di tutta la città e di tutta l'area metropolitana saranno reperibili questi moduli, sono moduli
da compilare, sono moduli molto semplici, moduli da compilare e da mandare via mail all'URP oppure da consegnare personalmente all'URP, che è un ufficio, l'ufficio relazioni col pubblico presente in ogni ospedale. Questi moduli saranno presenti fisicamente nelle nostre sedi, ma saranno anche reperibili dai nostri siti. Il problema delle liste d'attesa nella città metropolitana, dati alla mano, vede un incremento delle code per visite ed esami, dalla colonscopia alla risonanza. Il peggioramento è evidente dopo il periodo del Covid. Alcuni dati di ATS città metropolitana dicono che per alcune prestazioni rispetto a quello che avveniva nel 2019 pre-pandemia e quello che ci ritroviamo oggi, la situazione non è certamente migliorata, anzi è peggiorata. Fra queste cito solo alcuni esempi: la colonscopia, le risonanze magnetiche nucleari. Per i cittadini diventa quasi impossibile riuscire ad avere il rispetto delle classi di priorità previste. E tra le categorie più a rischio, spesso tra quelle più bisognose di ricevere una visita in tempi urgenti, ci sono gli anziani, che tra problemi di mobilità e digitalizzazione troppe volte sono costretti a rinunciare ad un esame mettendo a rischio la salute. Abbiamo visto che il modulo funziona, consegnato all'URP si riesce ad ottenere la prestazione nei limiti di legge. Chiaramente però l'anziano deve comunque trovare qualcuno che lo accompagna nell'ospedale vicino piuttosto che nella convenzionato o anche più lontano. Sicuramente è un passo avanti che dobbiamo fare e ci auguriamo che tutto ritorni come una volta, soprattutto con il tema del personale, perché io penso proprio che il tema più grosso sia anche la mancanza di personale sanitario. Adesso ascoltiamo la storia toccante dell'agente di polizia stradale di Magenta che ha salvato la vita ad un uomo che stava per suicidarsi. Alle nostre telecamere ha dichiarato che ha fatto solo il suo dovere. Aveva deciso di togliersi la vita la scorsa domenica gettandosi dal cavalcavia della superstrada Boffalora Malpensa all'altezza di Gallarate, ma per fortuna l'uomo è stato salvato grazie a un provvidenziale intervento della pattuglia in servizio lungo la superstrada della Polizia Stradale di Magenta. Vincenzo Esposito, 32 anni, è il giovane agente che lo ha salvato. Non si definisce un eroe, ma un semplice agente che ha fatto il suo dovere, perché la sua scelta di entrare in polizia l'ha fatta proprio per il bene del prossimo. Io non mi sento un eroe, io ho solo fatto il mio lavoro. Sono entrato nella polizia però appunto perché volevo aiutare le persone. E ogni giorno comunque siamo sottoposti a interventi non pericolosi come questo, però anche un semplice incidente, un'auto in panne, un ostacolo da rimuovere, comunque aiutare il prossimo. Esposito e il collega hanno prima di tutto cercato di intrattenere un colloquio con la persona, questo per farla desistere dal folle gesto. Successivamente un agente ha bloccato il transito dei veicoli posizionando 4 tir sotto il cavalcavia per cercare di attutire un'eventuale caduta dell'uomo di circa 60 anni. Esposito nel frattempo è salito sulla cabina del camion per arrampicarsi sulla rete metallica, un'azione che ha messo a rischio la sua stessa incolumità ma che ha consentito di impedire il gesto estremo del sessantenne di nazionalità italiana. In quei momenti pensi solo a risolvere, appunto, a risolvere quanto prima e speri che vada tutto bene. Dopo poi ho realizzato quanto fosse accaduto. Durante il salvataggio la rete di protezione si è inclinata, si è staccata dalla sede originale di cemento armato e siamo rimasti sospesi nel vuoto per qualche secondo. Però in quel momento non ci pensi, pensi solo a salvare una persona. Dopo che eravamo in salvo entrambi, l'uomo mi ha stretto la mano e poi dopo si è liberato, perché lui era comunque sotto shock, si è liberato, mi ha abbracciato forte e si è scusato di quanto fosse accaduto, perché poi si è reso conto della pericolosità sia sua e sia la mia, di chi l'ha soccorso, e l'ho tranquillizzato appunto fino all'arrivo dei soccorritori, del personale sanitario.
Circa 50 persone sono state evacuate da un condominio dopo un incendio in zona San Siro a Milano ieri sera. Alcuni di loro sono rimasti intossicati, ma nessuno è ferito in modo grave. L'incendio ha interessato un edificio in via Alessandro Paravia ed è divampato nella serata di martedì, poco prima delle 19. Sul posto, al civico 77, all'incrocio con via Bernardo Zamagna, sono intervenute 5 squadre dei vigili del fuoco per un totale di 25 uomini. Continuiamo con la cronaca, perché a Milano è tuttora ricercato un rapinatore che si muove in monopattino. Pensate, ha fatto 2 colpi in 2 farmacie diverse in soli 10 minuti. Sono bastati solo 10 minuti al rapinatore che tra le 18 e le 18.10 ha svaligiato a Milano 2 farmacie a distanza di meno di 1 chilometro l'una dall'altra. La particolarità è che per entrambi i colpi l'uomo sarebbe fuggito in monopattino. Il primo blitz ha inizio alle 6 in punto dalla farmacia di Viale Renato Serra. Un uomo con guanti e scaldacollo tirato su fino al viso fa irruzione nell'esercizio commerciale minacciando il farmacista di consegnargli tutti i soldi in cassa. Una volta presa la refurtiva, circa 120 euro, il malvivente è poi scappato a bordo di un monopattino. Passano 10 minuti e l'uomo riappare in via Pergine. Ad 1 chilometro di distanza, il rapinatore entra nella farmacia vestito allo stesso modo e si fa nuovamente consegnare dal farmacista i soldi della cassa, questa volta 150 euro. L'uomo, anche in questo caso, fa perdere le proprie tracce fuggendo con il monopattino. Secondo le testimonianze, il rapinatore avrebbe una corporatura robusta. Al vaglio ora degli agenti della questura le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire dettagli sull'identità dell'uomo che, con molta probabilità, è colui che ha commesso entrambe le rapine. Bloccato invece dagli agenti della Polmetro, uno dei ragazzi del branco che avrebbero aggredito e scippato un ragazzo di 19 anni, italiano, alla fermata della metropolitana. Sono circa le 14.30 quando il giovane che si trovava a Bicocca sulla linea M5 è stato preso di mira da 5 giovani che lo hanno prima strattonato e poi portato via l'iPhone e il cappellino. Grazie alla segnalazione del 19enne, la Polmetro è riuscita ad identificare uno degli aggressori, un 17enne tunisino, bloccato poco dopo nel mezzanino della stazione Loreto. Ancora in fuga invece gli altri 4. L'omicidio di Marco Perini resta un giallo, il PM infatti chiede l'archiviazione dei sospettati. Viene archiviato definitivamente a Pavia il caso di Marco Perini. Era il mese di settembre del 2019 quando gli investigatori che indagavano sul caso irrisolto dell'abbiatense Marco Perini pensavano di essere arrivati finalmente alla pista giusta. Assassinato nel mese di maggio del 2000 a Ozero, il responsabile o i responsabili del delitto sono rimasti sempre senza nome. Questo finché Giulia, la figlia di un nomade che dimorava nei pressi dell'abitazione di Perini, dichiarava di sapere chi fossero gli assassini. Li ha indicati nei 3 fratelli del padre. Le indagini successive nei loro confronti però purtroppo non hanno portato a nulla di concreto. Sono stati sentiti dagli investigatori così come il loro padre. Ma poi tutto viene clamorosamente ritrattato. La sorella di Giulia disse agli investigatori che la donna aveva mentito facendo così crollare il castello che ormai si era creato. La stessa aveva confessato di aver raccontato una menzogna sia alla sorella che alle forze dell'ordine. Avrebbe mentito alla polizia giudiziaria per vendicarsi del fratello per ragioni di violenze avvenute in famiglia. Gli inquirenti hanno ascoltato il padre dei 3 fratelli che si dichiarava del tutto estraneo ai fatti. Hanno tentato di rintracciare un altro uomo più volte citato nel corso delle informazioni raccolte, ma non si è mai riusciti a rintracciarlo. Così l'ultima convocazione dei 2 fratelli nomadi nel maggio del 2023, ancora una volta interrogati. I 2 si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e anche quel tentativo è andato a vuoto perché perfino dalle intercettazioni non era emerso nulla. Così, considerando tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, i PM hanno ritenuto di non avere una ragionevole previsione di condanna e il GIP ha chiesto l'archiviazione del processo presso il Tribunale di Pavia. Da tanto si chiedono nuove misure da mettere in campo in ambito sicurezza a Milano e il Comune risponde con i vigili in bici e i City Angels per le strade. Vediamo.
Una sperimentazione per rispondere ad un'esigenza che la città, o quantomeno una parte consistente di essa, chiede a gran voce da mesi. La sicurezza delle biciclette in città è diventata sempre più un tema pressante e il comune risponde con una squadra di agenti della polizia locale in bicicletta per pattugliare le piste ciclabili di Milano. E il punto di partenza della sperimentazione non poteva che essere la ciclabile della Discordia di Corso Buenos Aires, anche se i vigili saranno impegnati pure lungo la cerchia dei Navigli e in moto lungo Viale Monza. Da stamattina ci sono una decina di agenti di polizia locale, di comandi di zona, agenti giovani che faranno un servizio con la bicicletta per proteggere le ciclabili, cioè aiutare a ricordarci che sulle ciclabili non si può parcheggiare, non si può passare con la moto, ma bisogna andarci in bici come sono appunto fatte. Quindi questo è per la sicurezza di tutti, in particolare per evitare che appunto chi va in bici poi debba passare in carreggiata, andare, insomma, ecco. Ma non è questa l'unica novità ad emergere dall'assessorato alla sicurezza di Palazzo Marino. Nella giornata di martedì l'assessore Granelli ha incontrato i comitati residenti delle aree che proprio da Corso Buenos Aires arrivano alla stazione centrale e che chiedono maggiore sicurezza in zona. E così le unità mobili offriranno d'ora in poi anche un servizio di psichiatri di strada, mentre in alcune vie specifiche, come ad esempio via Benedetto Marcello, i City Angels pattuglieranno le strade per evitare comportamenti sbagliati. Li abbiamo appunto aggiornati su questo servizio che è iniziato oggi con i City Angel, sostenuto appunto dal Comune di Milano con un cofinanziamento del Ministero dell'Interno. E poi avevano chiesto dei soldi al Ministero dell'Interno per sostenere le unità mobili, cioè il lavoro del welfare che serve per aiutare le persone che sono lì e quindi lavorare con la leva, diciamo, della vigilanza, del controllo, ma anche con la leva dell'aiuto alle persone. Il tutto con l'obiettivo finale di arrivare a triplicare, grazie alle nuove assunzioni, le pattuglie serali e notturne della polizia locale. Oggi abbiamo di ordinario ogni notte circa 5 pattuglie, alla sera 10-11 pattuglie. Noi vogliamo triplicare questo numero, arrivare a 15 pattuglie di notte e 30 di sera. A Casorezzo, dopo mesi senza medico di base, finalmente un medico era arrivato, però alcuni pazienti lo hanno insultato e proprio per questo motivo potrebbero ritrovarsi di nuovo senza medico. Vediamo. La segretaria della dottoressa Chiaffitelli a Casorezzo e lo stesso medico hanno ricevuto degli insulti da alcuni pazienti, motivo per cui in paese si ha un timore, dopo le fatiche per riuscire ad avere un nuovo medico di base sul territorio del comune, ora per colpa di pochi si rischia che questo se ne vada. La sua collaboratrice pare aver già fatto questa scelta. Fondamentalmente è successo questo, che la segretaria che prendeva gli appuntamenti della dottoressa Chiaffitelli, che appena arrivata in sostituzione del dottor Girgenti, praticamente ha subito degli attacchi verbali da parte di alcuni pazienti davvero inaccettabili, vergognosi, perché una cosa del genere non può essere nemmeno pensata, figuriamoci di essere tollerata. E quindi praticamente la segretaria lì dice: lei tanti anni fa questo mestiere e non gli è mai successo, perciò a fine mese lascerà praticamente l'incarico. E la dottoressa mi ha chiamato praticamente preoccupata, perché dice: siccome è successo anche a lei, ha detto: io una cosa del genere non posso portarla avanti. Il concetto del primo cittadino è chiaro, è un servizio a beneficio di tutti, ma le sue regole ed esige senso civico da parte di tutti. La dottoressa è arrivata appena in tempo in paese per sostituire un medico che stava andando in pensione, una situazione che minacciava di lasciare Casorezzo senza medico, oltre che senza pediatra. Per questo il comune ha deciso di agevolare l'arrivo di nuovi dottori, ora e in futuro, lasciando gratuitamente i locali del poliambulatorio comunale. Mi è sembrato giusto intervenire, perché si fa tanto per cercare di avere qualche servizio in un periodo in cui i servizi vengono tolti al territorio, se poi la reazione è questa, è chiaro che poi il rischio che la dottoressa vada via c'è, quindi mi è sembrato almeno doveroso da parte di un sindaco richiamare un po' all'ordine queste persone, che sono certo sono un'esigua minoranza, ma che non ci devono nemmeno essere.
Sono passate due settimane da quando in Consiglio regionale è stata approvata la mozione di sfiducia nei confronti della presidente di ARPA Lombardia, Lucia Lopalo, però nulla è cambiato, così è scattata la protesta. Soffia di nuovo il vento della protesta in aula del Consiglio regionale, ancora una volta a far scaldare i consiglieri dei banchi di opposizione, la questione Lucia Lopalo, la presidente dell'ARPA Lombardia, al centro di una polemica dopo aver pronunciato alcune frasi negazioniste del cambiamento climatico durante una trasmissione televisiva. Una vicenda che va avanti da un po' e che sembrava essersi chiusa nell'ultima seduta del Consiglio con una mozione di sfiducia approvata con voto segreto anche da alcuni consiglieri della maggioranza, ma passano le settimane e la Lopalo è ancora seduta al suo posto, così alla Giunta e al Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana si volevano rivolgere direttamente le opposizioni per chiedere chiarimenti riguardo i provvedimenti contro la Presidente di ARPA Lombardia, ma in aula non c'erano né Fontana né gli assessori della Giunta. Qui siamo oltre, nel senso che non c'è neanche una giunta che dice non siamo d'accordo con le dimissioni, c'è una giunta che semplicemente non dice. Lopalo dimissioni, basta negazionismo climatico, i cartelli sollevati dai consiglieri di opposizione sono ben chiari, la Lopalo se ne deve andare. Per il capogruppo del PD, Pierfrancesco Maiorino, è inaccettabile che chi nega le responsabilità umane della crisi climatica in corso possa presiedere l'Agenzia regionale per l'ambiente della Lombardia. Noi non molleremo, commenta Maiorino, fino a che Fontana non metterà a capo di ARPA una persona competente al posto di una negazionista climatica come la Lopalo. Per il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Nicola Di Marco, questo silenzio sulla Lopalo sarebbe invece solo una questione di giochi politici. A mantenere ancora la signora Lopalo incollata alla sua poltrona, commenta Di Marco, non sono le sue competenze e non è nemmeno più la volontà politica della maggioranza, visto il voto del Consiglio, ma solo, continua il pentastellato, l'esigenza del centrodestra di non spaccarsi su una nomina in vista delle prossime spartizioni di poltrone che riguarderà la sanità. Il tennis potrebbe, il grande tennis potrebbe arrivare a Milano, è quello che spera la città e il sindaco. Negli ultimi 5 anni, fino al 2022, Milano ha ospitato le Next Generation ATP Finals, il torneo che mette a confronto i migliori tennisti under 21 del circuito internazionale. Oggi che lo spettacolo dei più giovani si è spostato a Jeddah, in Arabia Saudita, il capoluogo lombardo ragiona sul da farsi e le voci che si rincorrono sempre più spesso parlano di un interessamento ai due eventi più importanti del pianeta a livello tennistico, le ATP Finals, che oggi si tengono a Torino, e le finali di Coppa Davis, appena terminate sul palcoscenico spagnolo di Malaga. Sogno o realtà? Il sindaco Beppe Sala invita a un bagno di realismo, anche se spiega che la prospettiva potrebbe essere interessante. È chiaro che potrebbe essere interessante, però oggettivamente non conosco diciamo due cose. Uno, che tipo di impegno c'è bisogno, anche impegno finanziario, e l'altro anche le possibilità che ci sono, perché poi fare le corse per portare a casa qualcosa e non riuscirci non va mai bene, quindi bisogna gareggiare laddove si può vincere almeno. E sempre in tema di grandi eventi, è delle scorse ore la notizia che Roma non ospiterà l'Expo del 2030, finito a Riyadh, in Arabia Saudita. Una notizia che Sala, da ex commissario straordinario dell'esposizione di Milano 2015, commenta così. Io penso che su queste, a proposito di gare che si fanno, e conoscendo quella di Expo, si deve affiancare al sistema nazionale del governo, che non è mai fortissimo rispetto ad altri paesi, in questo caso rispetto all'Arabia Saudita, e si deve affiancare una capacità locale forte. E è storia, insomma, Expo fu portato a casa grazie alla determinazione di Letizia Moratti, quindi bisogna riconoscere da un lato a lei questo merito, dall'altro questo ci deve insegnare che partite così difficili devono essere gestite in combinata tra governo e istituzioni locali. Questa era la nostra ultima notizia, io vi lascio alle previsioni del meteo, tra poco l'edizione Pavia. Vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.